Buongiorno amici e amiche, buon martedì 20 dicembre 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo». Hai mai sperimentato una forza che non credevi di avere? Magari in un momento di dolore, in una delusione, in un momento di pericolo. Ti sei mai chiesto se non fosse Dio in quel momento a sostenerti? La giovane Maria, spaventata dall'idea che stesse diventando madre a un'età così giovane e per circostanze misteriose, decide di fidarsi e di reagire con una insolita forza. È la forza dello Spirito che è sceso in lei e ora abita in lei. Non ci sono dubbi, anzi c'è una certezza. Elisabetta, che Maria non vedeva da tempo, eppure lei incinta. La Vergine ci insegna che non tutte le cose si possono comprendere. Spesso per avere la pace bisogna anche abbandonarsi, fidarsi di Dio, perché Lui non delude mai. Quando è stata l'ultima volta che ti sei fidato di Dio? Buona giornata a tutti.